omaggio al sacrificio e al valore degli aviatori italiani all'aeroporto militare di Ciampino, nel 14° annuale della fondazione dell'Arma Aeronautica. Il Duce, salutato da entusiastiche ovazioni, passa in rassegna il formidabile schieramento di piloti e di 300 apparecchi di tutte le specialità, allineati sul campo in rappresentanza degli stormi e dei gruppi autonomi appartenenti all'aeronautica metropolitana e delle colonie. Compiuta la rivista, il Duce prende posto nella tribuna e consegna personalmente le medaglie d'oro alla memoria degli eroi che hanno nome: generale Magliocco, colonnello Calderini, maggiore Locatelli, capitani Galli e Drammis, tenenti Gabelli, De Luca, De Vito Francesco, sottotenenti Pisoni e Cesari, maresciallo Bombonati, sergente Ciprari, primi avieri D'Altri e Agostini, avieri scelti Malenza e Tadini e ingegnere Prasso, e ancora 34 medaglie d'argento e 44 di bronzo alla memoria. Segue l'appello ai vivi e vediamo sulla tribuna, sua altezza reale, il generale di divisione Duca d'Aosta, medaglia d'argento a valor militare. Il generale di divisione Aimone Cat, croce di cavaliere ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia. E il capitano dei bersaglieri Massoero, medaglia d'argento. E il più giovane tenente pilota d'Italia, Bruno Mussolini, medaglia d'argento al valore aeronautico.